Siamo con Massimo Renno della Bottega del Mondo di Rialto. Cos'è il commercio eco solidale? Cosa rappresenta per te? Ma per me è stata un'importante esperienza di crescita personale. Ho potuto attraverso il commercio eco solidale sperimentare anche dei livelli di coerenza tra quelli che sono i valori e in qualche modo, no, gli stili di consumo, no, che poi proponiamo in negozio. Per cui prima di tutto per me è stata un'esperienza personale e anche poi in qualche modo collettiva per la cooperativa. E quindi un'esperienza che mi ha insegnato a consumare eticamente, a pensare eticamente e anche a sviluppare un concetto di giustizia e di aumento in qualche modo anche delle mie possibilità di pensare che si può fare commercio solidale proprio percorrendo anche culturalmente le strade che questi progetti e che questi prodotti portano. E che cos'è il commercio eco? Ma il commercio eco solidale è uno stile importante che ogni persona può interpretare. Esistono migliaia di possibilità, no? Io penso sempre al commercio eco solidale come uno sviluppo orizzontale delle esperienze. C'è chi può essere attento e può avere una sensibilità legata, per esempio, ai temi dell'inserimento lavorativo delle persone nel carcere piuttosto che nelle comunità. C'è chi è molto attento ai temi dell'ambiente, c'è chi è molto... quindi sensibilità, diciamo che a 360 gradi sono tutte importanti. Quindi il commercio consolidale si è proposto e si propone a un contenitore di questo tipo di esperienze. E per me questa interpretazione, no, nella difficoltà e anche nella concretezza che ogni giorno è possibile fare una scelta di commercio consolidale, no? Senza paura, senza per forza, no? In qualche modo ricadere, no? In etichette, in situazioni che possono in qualche modo far diventare il commercio consolidale una scelta di pochi. Invece non è così, il commercio consolidale può essere una scelta che già da bambino, no? Nella capacità in qualche modo di percorrere la storia di un prodotto e un progetto viene offerta a tutti, quindi è una scelta che noi condividiamo e che personalmente ha cambiato la mia vita.